Sì, ho deciso che per onestà verso tutti quelli che guardano i miei video devo togliermi questo peso. Amore, che mangiamo stasera? Vabbè, ormai. Io sono Simone, ma per te che stai guardando questo video, Simo, e sono un imprenditore e content creator. E proprio riguardo a quest'ultimo ruolo, oggi devo farti una amara confessione. Ma se anche tu fai video su YouTube o hai intenzione di farli, potrà tornarti utile. Era il 2019 quando ho deciso di voler fare sul serio su YouTube. Ma il problema è che non mi sono chiesto troppo cose come chi sono, a chi voglio parlare. Sono solo partito dal fatto che dovevo pubblicare tanto. Perché mi hanno detto che è importante la costanza, ecco. Il problema è che, non avendo pensato a che tipo di video volevo portare, tutte le idee, tutti i video andavano bene e in realtà nessuno andava bene. Ovviamente prima di essere youtuber ero, come molti, spettatore di YouTube e uno degli youtuber che seguivo di più era Matt Diavela. Matt Diavela. Che non so se è stato il primo, ma sicuramente è stato il primo a farlo bene, che ha portato la serie 30 giorni di. E quindi cosa ho fatto? Ad esempio 30 giorni mangiando sempre le stesse cose, o 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Dai ragazzi, era perfetta perché mi dava la serialità che cercavo, infatti non sapevo un sacco di cose, ma sapevo che volevo portare dei format fissi sul canale. E in più mi bastava trovare la sfida del mese per avere uno dei quattro video che avrei pubblicato nel mese in saccoccia. Oh yes! Quindi è andata bene? Cosa ho sbagliato alla grandissima? Che non avendo ragionato prima su cose come chi sono, a chi parlo, perché sto facendo quelle sfide, ovviamente erano video completamente anonimi, cioè erano contenitori vuoti. Non c'era infatti nulla di me, non dicevo chi ero, non mi presentavo, non dicevo perché stavo facendo magari quella determinata sfida. Questa è la sfida in cui devo bere per 30 giorni solo acqua. Quindi chi trovava quei video, perché avrebbe dovuto seguirmi? E infatti, un dato importante qui è vedere che come views non sono andati così male, ma infatti come interazioni sono veramente bassi, hanno meno commenti dei miei ultimi video che magari hanno un decimo delle views. Abbandonata quindi la serie da 30 giorni sono andato avanti e sempre perché trovavo dei video in inglese che non avevano corrispettivo in italiano, li portavo sul canale. Interessavano al mio pubblico? Chissà, anzi. Forse no, non lo so, non posso saperlo. Infatti, anche questo video, che è preso dal canale di Andrew Kirby, creator che parla di minimalismo digitale, è un bel video, cioè ha un bel concetto, ma nel mio canale rimane un video un po' così, che deve capire cosa vuole fare da grande. Diciamo che a questo punto avevo capito che se una cosa funziona, non è detto che funzioni per te. Poi, andando avanti, arriviamo ai video in stile Netflix, anche se questo non è un vero e proprio copiare, no? Si capisce che è un esperimento che ho voluto fare, dove ho voluto portare un po' della serialità, che già mi aveva preso con 30 giorni di, e portarla sul canale. E sto forse prendendo tempo perché arriviamo alla più grande confessione del video. Magari si possono riabbassare le luci. Eh sì, il format di analisi. L'ho visto in inglese, non c'era in Italia. Però al contrario di 30 giorni ha avuto tutto un altro impatto ed è interessante vedere insieme perché. Allora, mentre con 30 giorni di non sapevo cosa stavo facendo e non sapevo per chi lo stavo facendo, quindi era un video che teoricamente nella mia mente avrebbe potuto vedere il sedicenne come il cinquantenne, uomo o donna, creator o assolutamente esterno a YouTube. Ma il marketing insegna che se vendo a tutti, non sto vendendo a nessuno. Per fortuna non ho fatto questo errore quando ho aperto la mia palestra dicendo come molti qua si può trovare Pilates, bodybuilding, yoga, corpo libero, ma sono andato su una specifica nicchia, quindi il personal training one-to-one,
in modo da potersi presentare come uno specialista di un determinato settore. E infatti i video di 30 giorni che erano per tutti in realtà non erano per nessuno e è andata male. Questo invece nasce da una profonda riflessione che ho fatto su me stesso e sul canale, e cioè chi voglio che guardi i miei video e chi voglio aiutare? Altri creator o aspiranti tali. Perché voglio aiutarli? Perché ho scoperto che chi crea contenuti ha spesso una mentalità un po' imprenditoriale, simile alla mia. Perché oggi molti dei miei amici sono creator, perché con loro so che potremo avviare dei progetti, creare nuovi business. Quindi volevo dare valore a loro e infatti da lì si è popolata la mia community, che è una delle cose di cui vado più fiero del mio progetto su YouTube. Quindi ispirarsi agli altri è normale, quasi tutto quello che vediamo oggi è stato a sua volta influenzato da altri, ma secondo me l'importante è cercare di rielaborare magari un contenuto e dare il proprio contributo. Se ti sei ritrovato in alcune delle dinamiche che ho detto prima, ti consiglio di valutare il mio corso CommuniTube, che partirà proprio dalle basi, e cioè avere una visione chiara del proprio progetto su YouTube. Perché prima di partire per un viaggio bisogna ovviamente avere in mente la destinazione. Trovate il link in descrizione per lasciare la mail ed essere aggiornati sulle novità e su quando aprirò le iscrizioni. Ok, adesso se magari mi spegnete le luci così posso fare ancora un paio di confessioni. Ad esempio, quando andavo alle elementari c'era questo mio amico che però ancora non sapevo